Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi proseguiamo in questa lezione, il nostro viaggio in un comune medievale, il nostro viaggio ideale nel basso medioevo. L'altra volta abbiamo parlato del periodo della cosiddetta età comunale, quindi con la divisione fra, la fase consolare, quella podestarile e quella popolare, e abbiamo spiegato, in che cosa consiste la vita della contrada. Che nella città medievale ha una grande importanza. Abbiamo parlato delle associazioni di mestiere e anche della nascita dell'università con il fenomeno adesso collegato, dei cosiddetti clerici vagantes. Ecco, oggi torniamo a parlare del comune medievale partendo dagli edifici, dalla struttura del comune. Allora, innanzitutto la città nel Medioevo è caratterizzata sempre dalla presenza di una cinta muraria. Di notte la porta della città o le porte della città, perché in genere ovviamente erano più di una, vengono chiuse e le chiavi vengono consegnate ai magistrati che le custodiscono fino al giorno successivo, fino al sorgere del sole. Le case erano molto vicine una all'altra. Questo serviva ad utilizzare al meglio il poco spazio a disposizione e probabilmente anche ad ottimizzare il riscaldamento. Quindi aveva una funzione, diciamo, questa funzione aggregativa serviva a sfruttare bene lo spazio e anche a garantire certamente una migliore stabilità degli edifici. In molti borghi, ad esempio, dell'Italia centrale notiamo ancora questo tipo di urbanistica, dove sono rimaste delle importanti testimonianze di resti dell'epoca medievale. Ecco, c'era poi sempre anche una piazza, quindi al centro della città o comunque anche nei piccoli comuni, la piazza era chiaramente uno spazio molto importante. Veniva in genere utilizzata per il mercato e su di essa si affacciavano i principali edifici pubblici e religiosi, quindi il Palazzo del Comune, i palazzi delle corporazioni di cui abbiamo parlato la volta scorsa, la cattedrale a cui abbiamo dedicato un video a parte e il Palazzo del Vescovo. Ecco, le città medievali erano molto diverse da quelle di oggi, sicuramente brulicanti di persone, quindi molto vivaci, molto così, vissute con coinvolgimento, ma noi oggi probabilmente le troveremo poco ospitali. La città medievale sicuramente emanava un forte odore, le strade infatti erano strette, tortuose, erano in terra battuta, ma soprattutto erano molto sporche. I documenti ci riportano proprio che alcune autorità comunali per via del problema imponevano l'obbligo di pulizie periodiche delle strade, cercando il più possibile di proibire, ad esempio, che circolassero animali come maiali o capre nelle città, quindi questo vuol dire che era molto frequente. C'era invece maggiore tolleranza con il pollame, quindi polli, anatre, oche potevano circolare liberamente, ma soprattutto quello che mancava nelle città dell'epoca erano i servizi igienici nelle case, quindi spesso gli escrementi venivano buttati direttamente in cortile o addirittura in strada. Ecco, come non, ecco, questo avveniva anche ad esempio nelle case signorili, c'erano i servizi igienici, ma erano semplicemente dei buchi nell'edificio e quello che doveva passare andava direttamente in strada. Come non ricordare a questo proposito la divertentissima novella Andreuccio da Perugia di Giovanni Boccaccio. Ecco, le strade erano sempre affollate, sia di viandanti sia degli abitanti della città stessa, che svolgevano le loro attività sotto il portico della casa dove in genere avevano la bottega. Ancora oggi molte vie di questi borghi conservano la testimonianza dei lavori che si svolgevano in queste strade, quindi abbiamo ad esempio via degli Spadari, via dei Calzolai, via degli Orefici e così via. Gli artigiani che necessitavano di acqua per il loro lavoro, pensiamo ad esempio ai tintori, ai mugnai e ai conciatori, ovviamente cercavano una sede più possibile vicina ad un corso d'acqua. Ecco, possiamo dire un'altra cosa, la città medievale, nonostante appunto questa densità di abitazioni, dicevamo prima, addossate una all'altra, era comunque molto ricca di vegetazione, quindi tra una strada e l'altra non era raro che ci fosse un'ampia fascia di orti e di giardini, che ovviamente venivano coltivati, insomma, per garantire il sostentamento alla popolazione, poi c'era naturalmente tutta la campagna circostante, ma erano presenti anche appunto orti e giardini all'interno della città stessa.
stessa. E ancora oggi in molte città di origine medievale è possibile trovare un riscontro di questo aspetto. Ecco, per quanto riguarda le abitazioni, nel Medioevo era ampiamente usato il legname, quindi soprattutto per le parti esterne, scale, balconi, pareti divisorie e così via, e questo faceva sì che fossero molto frequenti gli incendi. I documenti dell'epoca ci testimoniano, ricordano proprio la distruzione anche di interi quartieri divorati dal fuoco, e certamente l'aspetto che si diceva prima di avere tutte le case addossate anche da questo punto di vista non era di aiuto, perché se il fuoco si appiccava in una casa facilmente attaccava anche quella vicina. Per proteggersi dal freddo in genere si accendeva un braciere al centro della stanza, le finestre erano chiuse con delle tele che venivano imbevute di olio oppure spalmate di cera o ancora con imposte di legno. Quindi il vetro iniziò a diffondersi innanzitutto nelle case dei ricchi solo a partire dal XII secolo, ma era comunque molto raro, e i camini per riscaldare invece a partire dal XIII secolo. Quindi la compresenza di questi braceri di tele imbevute di olio e di cera, ecco, possiamo immaginare a che livello di pericolosità portasse. Oggi sarebbe una cosa inimmaginabile, ma abbiamo ovviamente una cultura sulla sicurezza degli ambienti che è un pochino diversa. Un altro aspetto che differenzia notevolmente un'abitazione medievale da un'abitazione moderna è l'assenza totale di acqua nelle abitazioni. Questo aspetto andrà in molti luoghi ben oltre il Medioevo, però nel Medioevo era, diciamo, proprio un dato assodato e comune. L'acqua quindi non arrivava nelle abitazioni, era necessario prenderla nei pozzi o alle fontane, quindi procurarsi l'acqua era molto faticoso, e anche per questo motivo l'igiene personale non era ovviamente curata come può essere oggi. I servizi igienici esistevano, come dicevo prima, solo in poche case signorili, ma erano veramente molto spartani, quindi consistevano in un semplice buco che scaricava gli escrementi direttamente all'esterno. E gli uomini dell'epoca, anche quelli nobili o dell'alta borghesia, erano abituati a convivere con parassiti, pidocchi, pulci e una grande varietà di insetti, quindi erano ovviamente molto meno schizzinosi di noi oggi, ma anche proprio impossibilitati a mantenere un livello di igiene paragonabile a quello che possiamo avere oggigiorno. Chiaramente questa situazione di fondo faceva sì che la mortalità fosse molto elevata. Erano colpite in particolare le donne, che spesso morivano di parto, e i bambini in tenera età, che potevano contrarre delle infezioni letali, complice appunto la totale ignoranza non solo delle norme igieniche di base, ma anche proprio di quelle che sono le conoscenze mediche che sono subentrate in seguito. Ecco, l'ultimo aspetto così un pochino anche colorito su cui ci soffermiamo oggi è quello delle taverne. Le taverne si diffondono proprio in quest'epoca, perché con la ripresa delle attività commerciali si assiste, cioè chiaramente taverne ne esistevano anche nell'antichità, non vorrei essere fraintesa, ma diciamo riprendono una diffusione con un certo vigore proprio in quest'epoca, perché con la diffusione, con la ripresa delle attività commerciali sorge la necessità di avere dei luoghi di sosta prevalentemente per i mercanti, ma perché no anche poi dei luoghi di ritrovo sociale. Quindi la taverna nasce come locale, spesso come locale per lo scambio di prodotti agricoli e artigianali, ma divenne ben presto un luogo di ristoro e anche di incontro, quindi in cui si può bere vino, si può mangiare qualcosa in compagnia e è possibile intrattenere delle relazioni sociali anche trovando delle occasioni di svago. In genere vengono serviti dei cibi a base di carne, di legumi o di farina di cereali. Ogni villaggio possiamo dire che abbia una propria taverna, quindi anche il villaggio più sperduto ha questo luogo, e chiaramente insorge nelle località più importanti una fitta concorrenza fra gli osti, quindi non è raro che ci siano dei garzoni che si collocano sulle principali vie di accesso alla città in attesa dei viaggiatori e che cerchino di convincere ovviamente gli avventori a sostare nel loro locale. Se il viaggiatore accetta la proposta, il garzone afferra il cavallo e lo conduce a destinazione. Come dicevo prima, oltre a mangiare e dormire, la taverna si poteva anche trovare occasione di divertimento. Era ad esempio molto diffuso il tavolo per il gioco dei dadi, munito di sponda per impedire ai dadi di cadere.
Molto spesso proprio questo gioco dava luogo a liti furibonde anche fra gli avventori. L'oste si trovava magari a dover intervenire affinché la lite non degenerasse, portando magari a incidenti incresciosi o alla distruzione di una parte del locale. E poteva anche capitare che l'oste prestasse del denaro ai giocatori più sfortunati. Ecco, prestito che ovviamente non era una forma di elemosina, tutt'altro, ma era un'attività piuttosto remunerativa, perché l'oste si faceva consegnare generalmente in cambio, complice magari anche il fatto che il suo avventore avesse bevuto qualche bicchiere di troppo, si faceva consegnare in cambio come pegno un oggetto di valore superiore alla somma prestata, e quindi al pernottamento si aggiungeva anche l'interesse o l'usura, diremmo, nella mentalità dell'epoca, collegata appunto a questo prestito per poter giocare d'azzardo oltretutto. Quindi diciamo che erano dei luoghi sicuramente anche considerati da un certo punto di vista un po' dei luoghi di perdizione. Ecco, con questa curiosità sulla vita del 300 abbiamo concluso la lezione di oggi. Spero l'abbiate trovata interessante. Come sempre vi invito a continuare a seguire il canale per non perdere tutti gli aggiornamenti. Arrivederci e alla prossima!